Emanuele Filiberto di Savoia ha voluto visitare questa parte della Calabria a lui sconosciuta facendo tappa a Soverato grazie all'impegno e all'interessamento di Giuseppe Pisano, coordinatore del movimento Gente Comune. E proprio fra la gente comune ha scelto di iniziare il suo tour cittadino visitando le case popolari di Via Mirante e di Via Comito per stare tra la gente e per portare un messaggio di solidarietà in questi quartieri. Il nipote dell'ultimo re d'Italia è candidato alla Camera dei Deputati, Collegio Estero Europa, sotto il segno di Valori e Futuro con Emanuele Filiberto, il nome del movimento Partito Nuovo fondato per partecipare alle elezioni del 13 aprile. Non ci siamo lasciati scappare l'occasione per avvicinarlo ai nostri microfoni. Principe, parliamo di politica come si fa di solito in questo periodo, insomma, oppure parliamo della sua visita qui nella Calabria Ionica. Da dove vuole iniziare? Iniziamo da questa bella Calabria. Bene, lei ha voluto venire qui in questa parte di Calabria che non conosceva. Come l'ha trovata? Beh, molto bella. Io conosco abbastanza bene la Calabria, però non conoscevo la parte ionica e visto che ero anche in zona ho voluto trascorrere le festività qua con degli amici. Ed ha voluto proprio venire qua nei quartieri popolari di Soverato, incontrare la gente qui delle case popolari, ha voluto proprio partire da qui. Ma lo sai, io credo che è importante, noi possiamo dare, diciamo, felicità, rassicurare le persone, far vedere che siamo vicini a loro, perché come lei sa sono rimasto 31 anni in esilio, la mia Italia erano gli immigrati. Io ho imparato a parlare l'italiano con loro, loro mi hanno fatto scoprire la mia patria, mi scrivevano cartoline quando andavano in Italia, mi facevano veramente vedere che cos'era l'Italia quando io non potevo. E devo dire che forse è il mondo che conosco il meglio, gli italiani all'estero, e credo che ho voluto giustamente creare Valori e Futuro per dar a loro un veicolo per le loro esigenze e per le loro richieste. Il mio partito, Valori e Futuro, è un partito che si vuole indipendente, non appoggerà né la destra né la sinistra, però appoggerà le idee e le richieste degli italiani all'estero per farli sentire sempre più vicini alla loro patria. Perché lo sa, gli italiani all'estero sono una grande ricchezza per l'Italia, portano tanti soldi, sono una magnifica vetrina. E non è giusto che siano trattati come, diciamo, degli immigrati quando vengono in Italia e degli ospiti quando sono all'estero. Giustamente farli sentire più italiani e più partecipi alla vita quotidiana italiana. Lei è candidato unico? No, ho 11 persone in lista con me. E i temi che affronterà, appunto di più? Ce ne sono tanti, ci sono, diciamo, i temi della sanità. Per esempio che gli immigrati possano venire a essere iscritti al servizio sanitario italiano gratuitamente, c'è il tema dell'ambasciata e dell'amministrazione consolare, voglio dire gli immigrati passano ore e ore in consolato, pagano caro e tutto, e lì c'è tutto da modernizzare. Io avevo un'idea di privatizzare i servizi consolari, venderli ad altri per prendere più soldi e aumentare lo spreco, per esempio, di carta, di tutto. No, oggi abbiamo internet, è una cosa magnifica, mondo associativo, renderlo più giovane, più partecipe dai giovani e dalla gente, diciamo, che parla, che conta, vuol dire il popolo, e non solo invitare persone importanti, il riconoscimento dei titoli di studi, ci sono tante cose. Come commenta la crisi politica italiana e la caduta del governo Prodi? Non la commento, la subisco. Non c'è da come, credo che il mondo politico italiano è molto pietoso, io sono contento, lo guardo, diciamo, un po' da lontano perché io non sono neanche in queste elezioni partecipi al dibattito nazionale, ma stiamo dando veramente un'immagine bruttissima del nostro paese, non solo parlando di politica, perché credo che i leader stanno più a criticarsi che a voler andare avanti e portare avanti degli ideali. E poi guardiamo cosa succede a Napoli, guardiamo tutte queste cose, è uno scandalo. Io credo che abbiamo la fortuna di avere il più bel paese del mondo, con della gente veramente che ha delle forti radici e che ama questo. Bisogna
ridare a tutto questo valore, ridare a tutto questo, diciamo, punti di riferimento e portare avanti e mettere una vera I maiuscola sul nostro, sulla nostra parola Italia. È stato sempre un suo sogno entrare in politica? No, e non lo è tuttora. È sempre stato un mio sogno aiutare gli italiani e aiutare l'Italia. Oggi purtroppo l'unico modo per farlo è la politica. Come ha vissuto il suo esilio? Una domanda che dovevo farle. Ma guardi, non posso dire che l'ho vissuto male, perché ho una grande fortuna, una famiglia unita, ho sempre, diciamo, avuto le necessità che avevo, di meno sempre ho frequentato le migliori scuole. Credo che oggi ci sono degli immigrati che sicuramente ci guarderanno attraverso il web, che hanno vissuto, diciamo, un'immigrazione molto più difficile, però mi sono sempre interessato ai problemi dell'altro, e questo è qualcosa, credo, che mi ha insegnato mio nonno e la mia famiglia, e oggi voglio portare qualcosa a loro. Io la ringrazio moltissimo. Grazie. Per la sua disponibilità, davvero. Grazie. Grazie e buona Pasqua a tutti i web surfers. Okay. Grazie.